Grazie di essere qua. Abbiamo un comunicato a nome delle mamme dei ragazzi che sono in carcere e a nome delle mamme in piazza per la libertà del dissenso che ci supportano. Emiliano, Francesco, Jacopo sono detenuti da giovedì scorso presso il carcere delle Vallette, sottoposti a misura cautelare. Questo significa che non sono stati giudicati colpevoli, che non stanno scontando una pena, perché sono, come tutti, innocenti fino a che una sentenza non stabilirà la loro colpevolezza. Ma la Procura di Torino ha attivato le misure cautelari più restrittive e punitive nei loro confronti. Il carcere. Non è la prima volta che la Procura di Torino adotta questa modalità. Emiliano, Francesco e Jacopo e tutte coloro che giovedì sono stati sottoposti a misura cautelare sono incensurati. Questa forma di punizione anticipata, insieme agli arresti domiciliari, viene assegnata ad alcuni qui a Torino con una frequenza inspiegabile e intollerabile. Spesso l'opportunità di queste stesse misure cautelari così severa è smentita dall'esito dei processi cui i destinatari sono sottoposti. Emiliano, Francesco e Jacopo sono in isolamento per Covid, non hanno potuto vedere i loro avvocati, non hanno avuto neppure l'udienza di conferma dell'arresto con il GIP, che avrebbe potuto forse rimetterli in libertà. Non si hanno notizie delle loro condizioni di salute, sono in carcere, in una cella, in isolamento, senza alcun contatto con l'esterno. Non sappiamo se sono curati e se seguiti adeguatamente. Vivono in una bolla di sospensione in cui nessuno ad ora ha potuto vederli o parlare con loro o far recapitare loro cibo, soldi, generi di prima necessità. Sono ragazzi che studiano, sono ragazzi che lavorano. Uno di loro ha recentemente subito un intervento chirurgico per il quale dovrebbe effettuare controlli. Questi arresti fanno seguito a settimane di repressione nelle piazze degli studenti, di manifestazioni di libere cittadine e cittadini. Mentre loro sono in carcere, altre ragazze e ragazze, anche loro incensurate, sono agli arresti domiciliari o con l'obbligo di firma. Noi diciamo basta. Basta questa repressione e basta questa modalità che assegnano ripetutamente misure cautelari gravi. Emiliano, Francesco e Jacopo sono spariti in un buco nero, come capita a molti detenuti, perché da detenuti pare si smetta di essere considerate persone e a volte anche solo numeri. Vogliamo che siano revocate queste gravi misure cautelari per tutte e tutti, che si riconosca il fatto che sono incensurati, che si permetta ai detenuti di vedere immediatamente i loro avvocati e di tornare a casa. Noi madri siamo qui, sempre saremo qui, non un passo indietro.